Sì, no, il mio solo un brevissimo saluto. Questa è la quarta edizione e la bellezza e la qualità dell'evento che si evoca anche dalla vostra presenza e coinvolge tra l'altro una manifestazione che coinvolge associazioni, istituzioni in tutto il territorio, in uno sforzo veramente anche di volontariato importante, perché oggigiorno la cultura in gran parte la si fa e a Grosseto c'è un movimento molto vivo, ma grazie proprio alla buona volontà, all'impegno, alla dedizione, ma anche al talento di coloro che collaborano a questa edizione. Non starò a fare un elenco di ringraziamenti perché veramente ci sono 100 espositori, 3 comuni coinvolti, la provincia, ci sono associazioni, quindi sicuramente mi dimenticherei qualcuno, ma insomma penso mi annoierei anche. La città visibile è una manifestazione particolare, ci fa vedere occhi e persone nella città con uno sguardo diverso. Quest'anno direi che c'è un valore particolare in questa manifestazione perché c'è uno sguardo della città, anche un contributo da parte di coloro che talvolta sono invisibili. Quindi c'è anche uno sguardo particolare e diverso. Quindi, una rappresentazione del nostro territorio, di tutti i territori che sono coinvolti in una maniera molto molto particolare. L'amministrazione comunale ha contribuito con la propria parte, collaborando all'iniziativa promossa in gran parte dalla Fondazione Grosseto Cultura, che coordina questa iniziativa, ma sicuramente c'è la volontà di collaborare, promuoverla e renderla ancora più vivace e più importante per coinvolgere veramente tutti in questa manifestazione. Anche perché crediamo che la volontà e la ripetitività degli eventi siano motivo anche di attrazione per il nostro territorio e di proposizione all'esterno come motivo di incami turistico, quindi ci crediamo da ogni punto di vista. Quindi vi ringrazio.